Ho appena finito la lettura del grande dibattito in psicoterapia di Wampold e Zimmel, molto interessante. Wampold è uno dei più grandi studiosi dei fattori comuni degli ultimi decenni e devo dire che il libro è ricchissimo, complesso, pesante, non difficile, perché si legge abbastanza facilmente, si capisce quello che c'è dentro, però pesante perché c'è tanta ricerca, tanta analisi della ricerca, però vale la pena perché le conclusioni a cui arriva con tanto di prove ben solide sono interessanti e sono riassunte in una frase dell'ultimo capitolo dove dice: con l'incremento esponenziale del numero dei trial in psicoterapia e di meta-analisi pubblicate ogni anno, è possibile rintracciare un qualche frammento di evidenza empirica per supportare quasi qualunque punto di vista. Praticamente, una cosa che era peraltro sotto i miei occhi, non solamente i miei, andando avanti negli studi, è che il fatto che il verdetto di Dodo è ancora ben attivo è paradossale. Il verdetto di Dodo ci dice che tutte le psicoterapie sono ugualmente efficaci. E Wampold effettivamente da supporter dei fattori comuni, dice che effettivamente così ti mostra in questo librozzo così spesso come questo sia appunto vero. Tanto questa è la seconda edizione del libro, rimaneggiata completamente, davvero da leggere se avete uno lo stomaco forte, due se vi sapete mettere in discussione, perché sapere che la tua terapia è efficace quanto qualunque altra psicoterapia e non solo, è tosta, però questo mi fa fare una riflessione, che va sul discorso di efficienza, cioè è vero che tutte le principali psicoterapie sono ugualmente efficaci, però non sono ugualmente efficienti, c'era una meta-analisi del 2014, mi pare, fatta in Australia su tutta una serie di ricerche su modelli psicodinamici e psicoanalitici, che mostrava che la media andava tra le 100, 150, 200, 250 sedute, fino ad arrivare a picchi di 900 sedute, cosa che in altre forme di terapia, come le terapie brevi, ovviamente, dico ovviamente per il nome, non è così. Generalmente si sta intorno alle 10 sedute, raramente si arriva alla 20ª seduta, spesso si ottengono risultati anche in 3, 4, 5 sedute. Quindi è interessante perché l'efficacia rimane la stessa, ma l'efficienza cambia completamente. L'idea è quella di allora andare a trovare, a studiare sempre più quelli che sono i metodi che ti permettono di rendere quella terapia, che ormai abbiamo visto essere efficace, il più efficiente possibile, cioè di dare delle risposte alle persone nel più breve tempo possibile.